Ciao a tutti, sono Daniele Salamone e con questo nuovo video oggi voglio parlarvi di una notizia che anche dietro ha destato lo scalpore non solo nelle comunità scientifiche ma anche nei vertici dell'ONU, tanto da interessare le organizzazioni più potenti a firmare delle petizioni contro questa informazione che è stata divulgata su internet e che è esplosa praticamente. Praticamente noi siamo sottoposti ogni giorno a informazioni su internet, fake news, vere notizie. A volte le fake news e le vere notizie sono talmente mescolate insieme che non riusciamo a capire quando una notizia è vera e quando è falsa. Poi ci sono anche diversi siti che smentiscono queste false notizie. Ebbene, spulciando su internet ho trovato questa informazione che per diversi anni pare aver funzionato, fino a quando poi non è stata messa alla luce la verità, la realtà dei fatti su queste informazioni. Bene, questa notizia che iniziò a divulgare su internet diversi anni fa parlava, esponeva un lato assai negativo per una sostanza, per un elemento chiamato monossido di idrogeno. Ecco, per chi non ha dimestichezza nella terminologia scientifica, chimica, non sa cosa sia questo monossido di idrogeno, ma già solo a sentire parlare dà l'idea di qualche acido, di qualche sostanza nociva non solo all'uomo ma anche agli animali e alla natura stessa. Ed è questo quello che hanno fatto questi divulgatori di tale notizia, che poi è stata confermata essere una beffa belle buono, come capiremo a breve. Ecco, questa è stata anche una strategia per constatare, conoscere quanto fosse diffusa l'ignoranza del pubblico, quindi dei cittadini, del popolo, per quanto riguarda scienza e chimica. Ebbene, questi divulgatori di questa notizia hanno detto che questo ossido di idrogeno causa i seguenti problemi, quindi stanno mettendo in cattiva luce un qualcosa che in realtà non è così malvagio di come viene ritratta. Innanzitutto questa sostanza viene classificata con la sigla DHMO. Ok, questa DHMO uccide, se viene inalata, anche in piccole quantità. Se bevuto a grandi quantità e in un breve lasso di tempo, può provocare l'iponatremia. Ecco, andatevi a cercare su internet cos'è l'iponatremia. Oltretutto, la DHMO, quando è allo stato solido, può danneggiare i tessuti biologici. Ingerire l'HDMO può causare anche una serie di effetti sgradevoli, anche se non letali. Sempre la DHMO viene chiamato anche acido ossidrico o acido idrico, quindi vediamo che già la parola acido mette nella nostra testa delle strane sensazioni e quindi ci fa suonare subito i campanelli d'allarme, perché ci troviamo di fronte a un qualcosa di negativo, nocivo e a volte anche letale. Il DHMO è anche in grado di corrodere ed ossidare diversi metalli, e il DHMO è una delle cause principali dell'erosione del suolo, quindi vediamo come questa sostanza a livello ambientale e geologico è fatale. Oltretutto, tra i vari difetti, tra le varie cose negative di questa sostanza DHMO, può ridurre molto l'efficienza dei freni delle automobili. Ecco, immaginate che un'automobile entra in contatto con questa DHMO e improvvisamente i freni smettono di funzionare. Ecco, vediamo quanto disastro una notizia del genere può portare, anche paura, terrore. Chissà cosa è questa DHMO, chissà come è fatta, chissà da dove viene e come, da cosa è composta, da quali elementi è composta. Tra le ultime cause, ma non meno importanti, abbiamo i cloni killer che negli Stati Uniti, come in altri paesi, può causare. È stato sospettato questo DHMO anche di contribuire non poco all'effetto meteorologico El Niño. Quindi vediamo come anche a livello meteorologico e ambientale è disastrosa questa sostanza. E poi viene anche ampiamente utilizzato negli impianti di produzione dell'energia nucleare. Ecco, ossido di idrogeno, ma che cosa è questo elemento? Come è fatto e come si presenta? In sostanza, questa DHMO è un elemento a noi molto noto, conosciuto come H2O. Quindi vediamo che all'H2O, alla comune acqua che noi beviamo tutti i giorni a tavola, viene dato un aspetto negativo per far apparire ciò che è buono in realtà qualcosa di negativo che non è. Attenzione, l'acqua sì, dà la vita, permette di irrigare le piante. Senza l'acqua non ci sarebbe la vita sulla terra, ma è anche vero che a causa dell'acqua si può morire soffocati, si può morire annegati attraverso un diluvio.
attraverso uno tsunami, un maremoto, può causare l'acqua diversi letalissimi disastri ambientali, quindi può uccidere l'acqua. Ed effettivamente anche l'acqua ha i suoi lati negativi, ma questo non vuol dire che l'acqua è solo negativa. Se noi esistiamo in primo luogo è proprio grazie alla presenza di acqua del nostro pianeta. Ecco, questa beffa, questa burla che è stata divulgata su internet è stata talmente persuasiva e convincente che persino alcuni membri dell'ONU sono stati convinti, persuasi a firmare una petizione per mettere al bando questa sostanza. Anche dei famosi personaggi degli Stati Uniti, divulgatori scientifici, hanno sottoposto al loro pubblico questo esperimento, ovvero far firmare una petizione contro questa sostanza chimica letale e fatale. Ecco, tantissime persone hanno cominciato a raccogliere firme per mettere al bando questa sostanza, quando in realtà non sapevano che questo ossido di idrogeno altro non era che semplicemente l'acqua. Ecco, questa strategia serve ad aiutarci a capire quanto spesso molte notizie non fanno altro che mettere in cattiva luce qualcosa di buono, enfatizzando quelli che sembrano essere i suoi aspetti e lati negativi. Ecco l'esempio dell'acqua: quando gli statunitensi, gli americani hanno scoperto che questo altro non era che un esperimento per vedere quanto la gente fosse ignorante in termini scientifici, gli è stato messo davanti un nome altezzoso, un nome scientifico complicato, ossido di idrogeno, facendo credere che si tratta di un acido chissà quanto fatale, mentre in realtà era uno dei tanti nomi che si possono attribuire all'acqua. Ecco, ossido di idrogeno è il nome scientifico, H2O sono le molecole che compongono l'elemento dell'acqua, mentre chiamarla acqua è l'elemento che noi tutti siamo abituati a conoscere, a bere, a ingerire, che usiamo anche per lavarci. Ecco, vediamo come tutti quei lati negativi che sono stati elencati sono serviti solo per destare paura su un qualcosa che in realtà non è poi così nocivo. Ecco, questa stessa strategia di dare notizie, non dico false, ma enfatizzate su aspetti negativi, succedono in ogni ambito e settore della speculazione. Ad esempio la speculazione a livello scientifico, la speculazione anche a livello religioso, biblico. Ad esempio personaggi famosi, almeno in Italia, come Mauro Biglino o come i suoi predecessori, Zecharia Sitchin, è ancora vivente, Erich von Däniken, ci presentano il Dio biblico enfatizzando quelli che, umanamente parlando, risultano essere gli aspetti negativi del Dio dell'Antico Testamento. Sempre arrabbiato, sempre collerico, pronto a uccidere bambini e lattanti, a sterminare popoli e a operare vere e proprie pulizie etniche di interi popoli e nazioni. Ecco, effettivamente nella Bibbia ci sono scritte queste cose, non bisogna negarle, ma non bisogna, è scorretto, enfatizzare proprio sugli aspetti negativi per quanto riguarda il modo di agire di Dio nei confronti dell'uomo, almeno di Yahweh, del Dio dell'Antico Testamento nei confronti dell'uomo, contrariamente a coloro che dicono che invece il Dio del Nuovo Testamento è un Dio diverso rispetto a quello dell'Antico, perché viene presentato come un Dio d'amore, il cui riflesso è nell'immagine di Gesù. Chi ha visto me ha visto anche il Padre, disse Gesù, quindi è impossibile immaginarci nel Padre di Gesù lo stesso Dio collerico dell'Antico Testamento. Ma non dimentichiamoci che quel Dio dagli occhi a cuoricino del Nuovo Testamento ha causato anche la morte istantanea di Anania e Saffira, se ricordate la storia, che solo per aver mentito allo Spirito Santo la sentenza è stata la morte istantanea. Ecco, quindi vediamo che anche il Dio buono del Nuovo Testamento opera giustizia verso coloro che si comportano male ai suoi occhi. Ecco, poi ci sono questi, diciamo, gli speculatori che parlano male di Dio, in sostanza enfatizzando gli aspetti della sua giustizia. Ma anche nell'ambito religioso ci sono coloro che non sopportano la cosiddetta sana dottrina e quindi cominciano a dire che la dottrina è qualcosa di negativo, è qualcosa che Gesù ormai ha inchiodato sulla croce, non esiste più il peccato e quindi la sana dottrina è qualcosa da rigettare. Quando in realtà vediamo che nel Nuovo Testamento, come anche nell'Antico, la sana dottrina è il fondamento principale della fede di coloro che credono in Dio, perché nell'Antico Testamento c'è un invito costante ad osservare i comandamenti, a comportarsi, come si suol dire, come Dio comanda. Ecco, comportarsi come Dio comanda significa adeguarsi alla sana dottrina.
e la sana dottrina dal punto di vista biblico altro non è che la santità di condotta. La stessa cosa viene insegnata anche nel Nuovo Testamento, addirittura il Nuovo Testamento dice che molte persone si sentono imbastidire dall'udire gli insegnamenti sulla sana dottrina, proprio perché sono insegnamenti che ti inducono alla santità, quando invece purtroppo l'umanità cerca di allontanarsi dalla santità e santificazione il più possibile, proponendoti un ritratto negativo della sana dottrina. Bisogna fare questo, bisogna fare quello, non bisogna fare questo, questo non si può fare, questo è immorale, questo è mostruoso, questo è volgare, questo è perverso. Ecco, ritraendo la sana dottrina come un qualcosa da bigotti e da persone arretrate e primitive, è quel lato negativo che effettivamente si può riscontrare, o presunto lato negativo che si può riscontrare nella sana dottrina, che è quella che induce il credente ad avere una santità di condotta e quindi ad avvicinarsi di più a Dio. Ecco, questa strategia in sostanza è chi predica contro la sana dottrina, chi predica contro il Dio biblico, non si è comportato diversamente, o non si comporta diversamente da coloro che qualche anno addietro, a livello sperimentale, hanno divulgato la notizia che l'ossido di idrogeno è qualcosa di nocivo e altamente letale per l'essere umano, quando in realtà sono stati enfatizzati degli aspetti negativi ai quali si può andare incontro entrando in contatto con l'acqua. Quindi parlando male di qualcosa che in realtà è buono e positivo, ecco come le masse vengono condizionate a pensarlo in maniera malvagia nei confronti di qualcosa che in realtà è buono. Quindi stiamo attenti alle notizie che ci vengono propinate da sedicenti studiosi delle scritture che vogliono far passare la Bibbia come un libro malvagio, quando in realtà ci si focalizza solo su elementi negativi che sono di gran lunga di minor numero rispetto a tutti i lati positivi che ci sono nella scrittura, perché la scrittura serve per educare, per ammaestrare, per educare la giustizia, per riprendere, rimproverare. Quindi siccome noi siamo propensi a non accettare il rimprovero, il richiamo, l'ammonimento, allora quando lo riceviamo subito diamo per assodato che quella cosa è negativa, non può essere. Mentre chi è abituato a vivere in un certo libertinaggio religioso e spirituale non vuole sentirsi dire cosa è giusto fare e cosa è sbagliato fare, ma essere liberi in Cristo, come molti pensano, significa che si è liberi di fare tutto quello che si vuole. Perché una volta che si ha ottenuto la cosiddetta grazia, allora, anche se continui a peccare, anche se continui ad essere un credente carnale, non vai all'inferno, vai comunque in paradiso. Ecco, queste notizie false non fanno altro che destabilizzare anche la fede delle persone, presentando un messaggio biblico adulterato, modificato, quando in realtà si parla della vita, dell'acqua. E Gesù stesso l'ha detto: io sono l'acqua della vita, io sono il pane della vita. Ecco, presentare quest'acqua con terminologie altezzose altro non fa che presentare in maniera errata l'immagine di colui che è la via, la verità e la vita. Io vi ringrazio per avermi ascoltato in questo video e prossimamente ci rivedremo con nuove informazioni curiose di come stare attenti e di come individuare sedicenti esperti, sedicenti falsi ministri e insegnanti. Proprio perché anche ultimamente sto lavorando a un piccolo libro dove affronterò proprio l'argomento, dando delle istruzioni su come riconoscere i veri dei falsi ministri e le vere dalle false dottrine. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima.